Al comune di Pescara si torna nuovamente a parlare di bilancio. I tagli dei trasferimenti agli enti locali non risparmiano nemmeno la cittadina rivierasca, che alla voce sociale si vede ridotte le entrate provenienti dalla regione di 600.000 euro. Una decisione che, secondo il Partito Democratico Cittadino, ha fatto tornare indietro la città a prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2011, quando l'amministrazione fu costretta dall'ostruzionismo delle opposizioni a ripristinare oltre 400.000 euro di fondi per il welfare cittadino. Ci sono stati 600.000 euro di tagli da parte della Regione, anche questa è una cosa molto grave, e il Comune ha pensato bene di Pescara di tagliare sul sociale. Il settore che viene penalizzato di più è quello all'assistenza ai disabili, e noi non accettiamo. Non faremo mai questi tagli, per cui faremo battaglia in Consiglio Comunale e chiediamo che vengano ripristinati i fondi entro fine anno. Se pensiamo che per l'assistenza ai disabili le scuole restano da adesso fino a dicembre solo alcune decine di migliaia di euro, ci rendiamo conto che il servizio è a rischio e soprattutto le cooperative che svolgono questo servizio. Tutto questo a fronte anche di aumenti per spese inutili. In questo momento di grande crisi non pensiamo che non sia possibile spendere troppi soldi per immagini della città e altre iniziative che riteniamo non futili ma inopportune in questa fase particolare di ristrettezza. Non è dello stesso avviso l'assessore alle finanze Eugenio Seccia, che ribatte alle accuse provenienti dal Partito Democratico, confermando l'impegno dell'amministrazione nel salvaguardare le categorie sociali più deboli. Al solito ci risiamo a attacchi strumentali, perché ovviamente il sociale per quanto riguarda il Comune di Pescara è stato attenzionato più di quanto non sia stato fatto nel passato, perché noi abbiamo aumentato già dal 2010 il nostro primo bilancio e dal 2011 i fondi che abbiamo stanziato per il sociale come Comune di Pescara. Loro si riferiscono alla partita di giro che entra ed esce dalle casse comunali, che sono quelle provenienti da altri enti sovraordinati al Comune di Pescara. Il Comune è in ultima battuta a doverli erogare su una fonte di entrata che non c'è più, quindi non è che il Comune ha tolto soldi al sociale. Il sociale ha sempre avuto per questa amministrazione un canale privilegiato e continuerà ad averlo.